Signor Sindaco, buongiorno, saluti, bentrovati con la scia argentea di questa luna meravigliosa. Stamattina anche voi vi siete alzato presto per questo concerto. E certo, è un concerto voluto fortemente dall'amministrazione perché chiudiamo la rassegna Vico, Borghi, Piazze e Terrazze e dall'altro lato chiudiamo proprio la rassegna estiva. È stata una estate ricca di risultati, tanta bella gente, tanta bella presenza. Abbiamo offerto la città veramente Tanti luoghi come particolari, a Faito sembrava una cosa nata lì in tono minore, mentre invece si è riempito quel promontorio piazzale, eccezionale. esattamente, e poi così Santa Maria del Castello e così Montechiaro e poi questo luogo che è la nostra sintesi di bellezza di Vico, la nostra cattedrale che domina il Storia, mare, che domina bellissima, su la storia a tutto. mare E direi. stamattina accompagneremo il sole a vincere anche questa mattina una battaglia con le tenebre, perché sia anche un messaggio forte per la città e per l'autunno che ci attende. Quindi è un significato forte che vogliamo anche affidare a questo momento di stamattina, e torniamo un po' tutti quanti alla normalità, no? E quindi torniamo un po' al ritmo di lavoro, di scuola, di affanno, di difficoltà, di ansie, però siamo certi che supereremo tutti i momenti, perché questo posto dice di magico, e quindi vivere in questo posto con tutte le difficoltà è sempre qualcosa di bello. Possiamo, tutta la presenza di questo pubblico ne ha decretato il successo. Possiamo parlare di una edizione già pronta per il 2020 di questi borghi, terrazze. Sicuramente, sicuramente. Astaviana, è meravigliosa questo sole che tramontava tra le colonne. Diciamo che la terza edizione è stato un crescendo di emozioni, di partecipazione, di presenze, quindi già siamo proiettati verso la quarta edizione del Intanto, signor 2020. Sindaco, oggi abbiamo una giornata intensa perché in serata vi aspetta il vescovo giusto di fronte a noi. Hanno trovato una cappella antica rupestre, Oggi è campestre. una giornata intensa perché tra meno di 3 ore abbiamo l'X-Trail che da Santa Maria del Castello arriverà a Faito con la premiazione in questo sentiero che è meraviglioso, e quindi saremo a Santa Maria del Castello alle 9, poi saremo a Luna a Monte Faito, che stasera poi per la benedizione di questa chiesa diciamo recuperata e ridonata alla comunità grazie all'interessamento del parroco Don Angelo Castellano, e stasera sarà di nuovo. Quindi oggi non ci Voi facciamo l'avete già mancare. vista in anteprima Sì, questa cappella? l'abbiamo già È vista. ben sistemata, ben fatta. Siamo in un ambiente veramente sereno, in un ambiente rupestre, in un ambiente bucolico che medita, che favorisce Un la recupero riflessione. importantissimo, ma solo pensare di quante madri, quante spose, quante persone sono passate per chiedere favori e grazie in una cappella, tra l'altro al centro della borgata E poi venerare Maria, la Madonna, col titolo delle lacrime è un titolo forte, perché c'è la sintesi di tutti gli affanni, di tutti i pianti delle mamme di ieri, di oggi, di domani, che ritrovano in Maria un'ancora, un punto di riferimento, un sostegno. Quindi molto siamo andati a vedere la gloria di Maria. Stasera vedremo la. Il vostro è uno dei comuni più estesi, anzi è il più esteso comune della penisola salentina. Non c'è E dubbio. notiamo con piacere che o per una manifestazione sportiva o per una manifestazione Religioso religiosa, voi o culturale. riuscite ad attirarci negli angoli più reconditi di questo bellissimo paese, Questo è ci il fa mio molto obiettivo, piacere. questo è il mio obiettivo, portare la gente su tutti i 30 km quadrati del nostro territorio, quindi far innamorare. L'obiettivo è far innamorare i cittadini e i turisti della nostra città. Questo è l'obiettivo. Grazie e buona giornata, Grazie a signore. voi, Comunque buona ci giornata. incontreremo in giro per queste manifestazioni.